Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un'altra creatura spaventosissima, di nome Cartoon Cat. Allora, chi è Cartoon Cat? Risale una foto sua il lontano 4 agosto 2018, quando Trevor, il sempre autore di Longhorse, ha pubblicato questa immagine sui suoi social media. Raffigura un'antropomorfa simile a un cartone animato, accovacciata dietro una porta, in quello che sembra un edificio abbandonato di qualche tipo. E la didascalia sotto recita: "Sono proprio come il tuo cartone animato preferito." Questa è una frase ad effetto, perché ricorda tanto i cartoni animati degli anni 90, i primi cartoni in bianco e nero. Questa frase ha un effetto incredibile, perché ricorda i primi cartoni nati nell'anno del 1900, più precisamente verso il 1930, che uscirono i primi cartoni animati. 5 giorni dopo la prima foto pubblicata da questo signore di Trevor Henderson, è stata caricata un'immagine successiva. Qui possiamo vedere la testa della figura che sporge dal suo corpo come un serpente. Le orbite degli occhi sono vuote, quasi come la sua testa fosse una maschera gigante. Ragazzi, tutte queste foto le troverete qui di seguito. Ve le farò scorrere piano piano, così capite un po' di che creatura si tratta, perché è una creatura molto strana e allo stesso tempo diversa da tutti gli altri, perché non ha niente a che fare con Longhorse, non ha niente a che fare con SCP Silenhead. Però, dando uno sguardo alle prime 4 immagini, questa creatura, chiamata per gli amici Cartoon Cat, non sembra essere così minacciosa, perché in fondo sembra un cartone. Quindi una cosa, diciamo, non reale, finta, non umana. Dicono, secondo la wiki, che sembra esserci un'ispirazione di Felic the Cat, un personaggio dei cartoni animati che nell'era del cinema muto, nei primi anni del 1900, ha spopolato nelle sale. Cinema muto vuol dire: era un cinema senza l'audio. C'erano un susseguirsi di immagini che formavano un video, però l'audio non esisteva. Quindi rendeva la cosa altamente creepy. Possiamo inoltre collegarlo anche a un famoso cartone animato dei Looney Tunes degli anni 30, sempre in quegli anni lì. Quindi è un SCP, diciamo, se possiamo classificarlo come SCP, molto vecchio. Adesso mi informo un po' su internet e vedo se ha qualche classificazione SCP da poterlo inserire. Tuttavia, inoltre, come già sapete, c'è una grande differenza tra un gatto normale oppure tra un gatto dei cartoni animati dall'aspetto amichevole che trovate in TV. Per esempio, possiamo citare per esempio Garfield. È un altro aspetto rispetto a questo gatto con l'aspetto così sinistro. Il 26 di settembre Trevor pubblica un'altra immagine di questa creatura. Era una creatura che ultimamente sta prendendo il largo. Allora, vi spiego. Tuttavia, però, non sembrava essere così invitante. Questa immagine troviamo Cartoon Cat appollaiato in una stanza buia, a fissare direttamente la telecamera che Trevor lo stava riprendendo, con un sorriso giallo in decomposizione. Questo è un grande contrasto con il modo in cui è stato rappresentato nelle prime 4 immagini. Infine, ragazzi, che dire di questa creatura? Non ha niente a che fare con un gatto normale. Possiamo, per esempio, guardare un gatto nero dagli occhi gialli, come siamo abituati a vedere. Certo, ha gli occhi gialli anche lui, ma Cartoon Cat ha una faccia, ha dei denti umani. E dicono che questo sia un gatto, purtroppo, morto, ovvero morto tempo fa, che voleva riprendersi delle sue vendette perché non ha fatto tanto nella sua vita. Quindi si è rimesso in vita e ha iniziato a spaventare a morte tutte le persone che lo provavano ad avvicinarsi. Ragazzi, dovete stare attenti a questa creatura. Ah, vi do un consiglio: se avete un gatto, avete un gatto nero, dategli tante attenzioni, perché appena arriva il giorno della sua morte potrebbe vendicarsi e entrare dentro nella vostra casa, dove è sempre stato. Quindi andate subito a dare attenzione al vostro gatto, se no
fa la fine di Cartoon Cat, ovvero arriva e vi fa rabbrividire il sangue. Inoltre volevo aggiungere che Cartoon Cat è stato trovato anche, come abbiamo detto prima, vicino a una casa abbandonata, con dei fari che gli puntano addosso. Questo ricorda l'immagine di Long Horse, ve la metto qui, così potete dare un confronto. Si vede che l'autore è sempre lo stesso, presentare delle creature nuove. Questo, ragazzi, era Cartoon Cat. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, fatemelo sapere. Fatemi sapere se comunque questi creepypasta vi fanno paura. E ragazzi, vi ringrazio per la visione e noi ci becchiamo al prossimo video. Buonanotte a tutti.